Allora, adesso passiamo agli occhi e prima di andare ovviamente alle palette, iniziamo da delle cose, diciamo, meno interessanti, tra virgolette. Iniziamo dagli eyeliner. Ho parecchi eyeliner quest'anno, ne ho provati un po' e i miei preferiti sono il Serial Liner di Nabla. Mi piace perché ha la punta non in feltro, ma in setole. È molto molto nero, si asciuga e dura un sacco. Poi la New Entry è il Teeny Tip Liner di Essence, è entrato proprio per il rotto della cuffia perché l'ho preso a fine dicembre ed è fantastico, ve ne ho già parlato, ha la punta super super sottile, quindi potete fare delle codine super precise, davvero una cosa fantastica. L'unica pecca di questo eyeliner è che non è super nero, quindi se vi piace un eyeliner molto pigmentato, molto nero, non fa per voi. Un altro eyeliner che ho amato è questo qui. In pot di Morphe, quello color oro, come potete vedere scavato, e questo qua è davvero molto pigmentato, non me l'aspettavo. Io l'ho provato sulla parte bra nuda e devo dire che era super pigmentato, davvero ha fatto il suo lavoro, però l'ho provato anche con un make up, quindi su una base scura ed è fantastico, davvero super consigliato. Poi è molto morbido, si stende bene. Io ve lo consiglio insieme al pennello angolato di Morphe. Vi metto qui il numero del codice del pennello da qualche parte perché quel pennello è la vita per gli eyeliner. Gli ultimi eyeliner acquistati e non ve li ho mai fatti vedere anche se li ho utilizzati. Non so perché, mi sono dimenticata probabilmente. Del brand Glisten Cosmetics sono questi wet liner in pottino e ne ho presi 4. Questo qui ha delle perlescenze e sinceramente ancora non ho capito bene come utilizzarlo. Non è facile questo da gestire perché non viene una linea molto precisa. Però mi piace perché ha queste perlescenze. Poi ho preso questo qua, quello diviso a metà, da una parte bianco e da una parte nero. Utilizzato già parecchie volte e questo qua è molto pigmentato, dura tantissimo e si attiva con l'acqua, quindi ci dovete spruzzare l'acqua e col pennello andate a prendere, molto carini. Poi ho preso quest'altro molto molto bello, anche questo, guardate che bei riflessi che ha. Non riesco i nomi sono sicuramente sul sito, se riesco a trovarli ve li metto giù nell'info box. No, i nomi sono dietro. Ok, questi sono. Questo si chiama Blue Lagoon, è praticamente un verde con delle perlescenze un pochino azzurre, violacee, molto particolare. Come lo girate così, a seconda di come lo colpisce la luce. Questo qua invece vi ho fatto vedere prima, è il Bewitch ed è un bianco, però è trasparente e non ha la base. Con tutte le perlescenze rosa, viola, verdi, molto molto carino, però non ho capito ancora come utilizzarlo. Poi c'è lo split liner Cake Flute, ve l'ho fatto Cock Flute, ve l'ho fatto già vedere, bianco e nero. La cosa figa che ho scoperto di questi eyeliner è che mischiando i due colori che avete negli split potrete creare altre colorazioni, tipo col nero e col bianco potrete creare un grigio, ma potrete aumentare e diminuire la saturazione del grigio aumentando appunto il bianco e il nero. Questo lo potrete fare con tutti gli eyeliner della linea split, ma anche con quelli classici, quindi potete mischiare colori diversi e ottenere delle tonalità davvero uniche, quindi questa cosa ci piace un sacco. E poi ho preso il Bloody Mary, questo vinaccia, sempre con tutte le sfumature. Qua ci sono sfumature anche marroncine, aranciate, perlescenze ruggine, anche delle perlescenze bronzo, rame, molto molto carino. Questi funzionano spruzzando l'acqua e prelevandoli col pennello. Durano davvero tanto, sono molto 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 belli e il brand, ve lo ripeto, si chiama Glisten Cosmetics. Passiamo alle matite occhi. La matita che ho usato e utilizzo da un paio d'anni è la Cupizarro di Nabla, ve l'ho fatta vedere 8 milioni di volte, la consiglierò sempre perché questa matita è fantastica. Va bene per la rima interna dell'occhio, va bene per fare l'eyeliner sfumato, va bene come base per gli ombretti, è una matita spettacolare, la mia preferita in assoluto. La mettete, si fissa, non si muove da lì, io ho una lacrimazione atroce. Davvero mi lacrimano in continuazione gli occhi, soprattutto d'inverno, e quindi e porto anche le lenti a contatto, e questa è la vita. Le matite che io ho comprato in numero
diciamo, anche, ne ho comprate anche tante, sono le Long Lasting di Essence, eccole qui, guardate quanto sono belle, tutte colorate. Le ho prese perché non mi fanno assolutamente allergia, sono abbastanza pigmentate, dovete fare un po' più passate, però comunque la pigmentazione c'è, soprattutto quando ne mettete si fissano e non si muovono da lì. Io ho preso questi colori, vi faccio vedere, li ho fatti vedere anche sul mio profilo Instagram, questi sono i colori che ho scelto e non riesco mai a trovare quella nera che è fantastica. Però questi qua sono super super validi, sono matite automatiche, quindi girate, non dovete temperare né niente. Molto cremosa l'applicazione, si stendono bene, poi però si fissano. E poi hanno finalmente fatto dei colori molto più carini, quindi queste qua super consigliate. Mascara, io ne ho un pochino. Prima di passare mascara vi voglio far vedere il Lash Prime di Essence, questo bisogna assolutamente metterlo perché merita. Volume Booster Lash Primer di Essence, ragazzi, compratelo. Cioè, non vi voglio dire, non voglio dire nient'altro, semplicemente andatevelo a comprare. Vi divide benissimo le ciglia, quindi le prepara benissimo al mascara ed è fantastico, un profumo stupendo. Ma poi soprattutto io ho notato che mettendolo mi va anche a infortire le ciglia. Raga, un prodotto low cost che merita proprio, quindi fate scorta, andatela a comprare. Mascara preferiti, iniziamo dai low cost. I low cost, proprio low cost, sono questi di Essence che voi sapete, sforna dei mascara Essence che sono la vita. Il più famoso e che io continuerò a comprare per sempre, spero non la tolgano mai dal commercio, è Lash Princess, questo verde che è bellissimo. Gli altri colori non mi fanno impazzire, ma questo qui è stupendo. Un altro che mi piace tanto è il What the Fake, sempre di Essence, molto molto bello, mi piace tantissimo l'applicatore. Altri due mascara che mi sono piaciuti molto sono, diciamo medi di costo, sempre low medium cost, sono Sky High di Maybelline, che ha fatto tanto hype su TikTok e alcune persone non ci si sono trovate bene, io mi sono trovata molto molto bene, lo utilizzo tanto. Mi allunga molto le ciglia, mi piace. E un altro che mi è piaciuto è The Falsies, sempre di Maybelline. Questo è molto molto carino e l'ho quasi finito. E questo è proprio a clessidra, quasi A8 come applicatore, molto particolare. Bell'effetto, mi piace tanto. Ultima mascara, questo invece è high cost, è il mascara di Anastasia Beverly Hills che io ho ricevuto, diciamo, nel pacco, questo qui che vedete alle mie spalle, non so se lo riuscite a vedere, dove c'era la palette, ho preso la Jackie Aina, e dentro c'era palette e sotto ho scelto il pack, quello con mascara, eyeliner e primer occhi. Il primer occhi non mi ha fatto impazzire, non mi è piaciuto tantissimo. L'eyeliner non c'è male, ma il mascara mi è piaciuto davvero davvero tanto. Sono pesa tipo 2 quintali questo mascara, però super fantastico. Vi faccio vedere anche l'applicatore. Come potete vedere è molto simile a quello di Maybelline che vi ho fatto vedere prima, quindi questa forma mi piace davvero tanto. Andiamo avanti con le palette. Ho messo sia low cost che high cost. Iniziamo dalle low cost. Come low cost vi voglio far vedere la palette di Essence Bronze This Way. Mi ha proprio stupito perché di solito non mi trovo mai con le palette di Essence, ma questa qui mi ha super stupito. Tant'è che ho comprato anche altre colorazioni. Ho preso la verde e l'azzurra, poi ve le farò vedere comunque in futuro perché non le ho ancora provate, quindi non vi posso dare un parere, non so se siano allo stesso livello. Questa qua davvero carina, ci sono 3 matte e 3 shimmer, potete fare davvero dei bei look, colori molto pigmentati, super sfumabili e anche gli shimmer sono belli luminosi, quindi complimenti a Essence. Low cost, vi ho fatto vedere, questi ve li ho fatto vedere a Natale su Instagram. Ho fatto make-up natalizio con queste palette. Sono le Forever Dynamic di Makeup Revolution che hanno la confezione in latta. Ho preso la Dynasty che è questa, appunto, questa da rossa. Hanno 8 cialdine di ombretti. In questa ci sono 5 matte,
matte, due shimmer e un glitter fantastico. Riuscite a capire che colori sono delle palette perché quello che c'è fuori rispecchia lo schema cromatico degli ombretti all'interno. Quindi questa qua vira tutta sui rossi aranciati, c'è ovviamente anche un colore di transizione e un crema un po' più scuro. Bellissima, super sfumabile, gli shimmer sono molto luminosi, i glitter sono bellissimi e mi è piaciuta davvero un botto. La qualità degli ombretti di Make Up Revolution solitamente a me piace, soprattutto di queste qua con il pack in latta, le trovo più performanti. La seconda che ho preso, sempre della confezione Forever Dynamic, è la Serenity ed è, come vedete dal pack esterno che è un nude, ha dei colori nude marroncini. Come potete vedere l'ho già utilizzata tanto, molto carina. Poi sono 4 matte, 3 shimmer e una cialda di brillantini. Sono tutti marroncini, è una palette comunque fredda questa, non è una palette calda, perché sono colori marroni freddi. Andiamo avanti con altre due palette low cost. Queste mi sono state inviate in un PR package da Shiglam e sono le palette dedicate ai segni zodiacali. A me hanno inviato Scorpione e Toro, perché sono i miei segni zodiacali. Io ho Toro e Sole. Questo è lo schema cromatico, molto carino, mi è piaciuto davvero tanto. Soprattutto questo verde, questi due verdi mi sono piaciuti davvero tantissimo. Anche lo shimmer molto molto bello. I viola ovviamente io li utilizzo davvero poco, i viola come colori, però devo dire che questi qua non mi sono dispiaciuti, soprattutto questi due più chiari mi stanno abbastanza bene. Ho fatto il look con questa palette, lo trovate sempre su Instagram, anche dei TikTok, mi è piaciuta davvero tantissimo la qualità, sia molto sfumabili, molto pigmentati, bella palette davvero. E poi la seconda che mi hanno inviato, che è il mio ascendente Scorpione, molto bella anche questa, sono dei blu ottaneo, una palette proprio ottaneo con dei blu, dei grigi e degli argento, davvero molto bella. Anche questa l'ho utilizzata per creare dei look su Instagram e su TikTok. È una palette molto particolare, non avevo in gamma questi colori, quindi sono rimasta molto contenta e devo dire che mi è piaciuta anche come mi sta. Poi altra palette, questa è un po' più high cost, anche se io l'ho presa in sconto, quindi mi è andata pure bene, mi è andata di lusso, perché comunque è una palette più high cost, ma io l'ho presa in saldo. È la Naked Honey di Urban Decay, che io adoro, mi piace tantissimo. È una palette molto particolare perché è una palette tutta dai colori oro, miele, marroncini, molto molto particolare. Però io mi sono innamorata, gli shimmer sono bellissimi, ma soprattutto questa era la prima volta che io provavo una palette di Urban Decay, non conoscevo la qualità degli ombretti e a me è piaciuta molto, sono sfumabili, mi è piaciuta davvero tanto. E questa palette, vabbè, a parte il pack, perché i pack della Urban Decay sono tutti molto belli, mi è piaciuta proprio la qualità delle polveri e anche lo schema cromatico, ovviamente, altrimenti non l'avrei presa. Ultima palette, non per importanza, anzi diciamo che questa palette è quella che ho utilizzato più nel 2021 in assoluto, cioè da quando l'ho presa, ed è uscita ad ottobre se non erro questa palette, sì, diciamo che l'ho utilizzata talmente tanto che ho surclassato le altre palette che ho utilizzato inizio anno, ed è la Serendipity di Melissa Tani, pack bellissimo. Questa è la palette che ormai sicuramente conoscete tutti, spero conosciate tutti perché è davvero valida. Schema cromatico spettacolare a mio parere, perché ci sono dei nude, ci sono colori più freddi, colori più caldi, colori che vanno nell'argento, colori che vanno più nel dorato. È una palette da colori particolari che non, sicuramente è difficile avere in gamma e che però vi permette di variare sia sui toni freddi che sui toni caldi. C'è un nero molto bello, anche se non è molto scuro, è molto utile per fare soprattutto gli eyeliner sfumati. Poi c'è brown, questo qui che è fantastico, Beom bellissimo, Foxy non ne parliamo. E poi i colori che hanno fatto più scalpore di questa palette sono i verdi, cioè Snake
e olive, che sono davvero olive. Diciamo che stranamente pensavo di amare più quelli caldi, però di questa palette snake olive sono quelli che mi hanno colpito di più. Poi ovviamente abbiamo Baileys e Brekkie. Io spero che Melissa faccia dei mono ombretti, solo Baileys e Brekkie, perché sono dei colori di transizione perfetti. Cioè, Brekkie è un colore di transizione perfetto, secondo me, su qualsiasi tipo di sottotono e carnagione. E Baileys è un colore per andare, diciamo, a pulire la sfumatura di Brekkie, che io amo. Cioè, davvero, Melissa, se mi stai ascoltando, fai questi due ombretti, fai dei mono ombretti così, perché te ne compro 800 che sono bellissimi. Poi abbiamo Sparkle, che praticamente è un ombretto. Sono dei glitter liberi che non hanno proprio una base, è molto particolare come texture, vi faccio vedere se riuscite a vedere, eccoli qui. Hanno una base molto molto leggera e ci sono questi brillantini che vanno dal argento però bronzo, cioè sono particolarissimi. Poi vabbè, abbiamo questa parte qua, abbiamo Ice Marble, che ho utilizzato anche per fare un look. Davvero molto pigmentati, sfumabili, morbidissimi, adoro. E poi Crystal, che è una sorta di top coat, ma anche ha comunque un pigmento. Se riuscite a vedere, non lo so, spero di sì. Ma comunque, vi ho fatto tutti gli swatches della palette, quindi la trovate. Poi figuratevi, la trovate anche sull'Instagram di Melissa, tutti gli swatches tranquilli. È molto luminoso, crystal, davvero bello. Comunque mi piace davvero tantissimo questa palette. Se avete l'opportunità, ragazzi, ve la consiglio. Io da quando ce l'ho utilizzata tantissimo, soprattutto perché, a parte la gamma cromatica mi piace molto, ma proprio la facilità di applicazione e poi l'alta sfumabilità di questi ombretti la rendono davvero una palette che io prendo e utilizzo per fare make-up anche se ho poco tempo. Cioè, io se ho poco tempo e devo truccarmi di fretta, la palette che prendo per truccarmi è questa qua di Melissa, cioè, perché è davvero semplicissima da utilizzare, i colori si sfumano davvero da soli. Ok, adesso abbiamo parlato di palette, parliamo anche di pennelli, direi che mi sembra giusto. E come pennelli per gli occhi io sto utilizzando tantissimo il set che ho comprato su Morphe in sconto, questo di James Charles. Ho preso proprio il set con tutto il lambaradan perché era in sconto, e quindi. E ci sono, mi sembra, non so quanti pennelli, se 13 o 15, però io poi ho comprato anche pennelli esterni al set, perché i pennelli di Morphe sono i miei preferiti. Li amo, li adoro. Sono fantastici, alta qualità, prezzi giusti secondo me, e poi spesso li trovate in offerta, quindi riuscite anche ad accaparrarvi qualche offertuccia, quindi tenete d'occhio il sito di Morphe. Questo set io l'ho preso perché appunto volevo più pennelli e super consigliati. Altri pennelli che mi piacciono tanto, di cui ho parlato spesso, sono i Jessup. Io ho il set questo qua, bianco e oro rosa, molto carini. Ho preso il set solo per gli occhi e mi ci trovo molto bene. A parte un paio di pennelli che non mi sono piaciuti perché erano un pochino duri, però sono deceduti. Però mi sono trovata bene. Adesso ho preso il set, quello bambù, e ho già notato la differenza. Le setole sono molto molto più morbide, quindi poi vi farò sapere su Instagram come mi trovo. Altri pennelli che io amo e non vi finirò mai, cioè non finirò mai di dire compratevi questi pennelli, sono quelli di Essence, sia per gli occhi che per il viso. Comunque questa è la collezione, hanno tutti quanti lo stesso manico, lo stesso colore, anche oro rosa. Non mi potete sbagliare, sono solo questi pennelli che ci sono adesso in circolazione. Sono i set, cioè sono i pennelli nuovi, trovate quello da illuminante, quello da bronzer, quello da contouring, quello da blush, per gli occhi. Soprattutto, ragazzi, quelli per l'eyeliner sono secondo me i migliori, fantastici, piccoli, super super stretti, super precisi. Quelli dell'eyeliner di Essence non fatevi scappare, quelli angolati sono bellissimi, e setole super morbide, super 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 low cost, come sappiamo Essence è.
E quindi questi qui io ve li straconsiglio assolutamente. Andiamo avanti con, finiamo diciamo con le labbra. Il prodotto che mi è piaciuto tanto è il Plumping Lip Filler di Essence, questo qui nuovo, perché ho anche quello precedente, che mi è piaciuto lo stesso, mi è piaciuto comunque, però questo qua è ancora meglio. È il nuovo con, si chiama What the Fake Extreme, e c'è il Chili Extract, cioè c'è l'estratto di peperoncino, quindi pizzica, a me non mi ha dato fastidio, però ovviamente la soglia di sopportazione dell'essere umano è diversa, quindi non so se voi lo sopportate, però sì, funziona, la differenza si vede, mi piace tantissimo. E questo è il What the Fake normale, quindi se non riuscite a sopportare il pizzicorio di quello, potete prendere anche il Plumping Lip Filler, questo qua con l'acido ialuronico, sempre di Essence. Andiamo avanti con i rossetti liquidi, perché non vi ho messo rossetti in stick perché con la mascherina sinceramente io non ne sto comprando e non ne sto mettendo, metto sempre solo il tinte labbra. E vi faccio vedere le mie preferite, vi faccio vedere solo il brand perché poi ho tanti colori, diversi colori di questi brand, quindi è il brand quello che vale. Il primo brand che vi faccio vedere è Low Cost Astra Hypnotize di Astra. Ve ne ho fatti vedere da un po' di tempo fa, però io li ho utilizzati anche nel 2021. Fantastici, super low cost, gamma cromatica molto bella, i colori sono davvero fantastici. E last, long lasting e full coverage, anche alla prima, ha subito la prima passata. Mi sono piaciuti tanto, davvero, per quanto costano sono spettacolari. Questo ad esempio è il numero 14 Gypsy, che è uno dei miei colori preferiti, è un nude con un sottotono un po' rosato, bellissimo. Passiamo a Maybelline, i Super Stay Matte Ink, io li amo. Questa è la collezione Coffee, e ho tutta la collezione Coffee, sono bellissimi, sono tutti colori marroncini, alcuni più nude, alcuni più marroncini, e profumano di caffè, hanno una profumazione diversa di caffè. Questo è Chai Genius, che diciamo è uno dei miei preferiti, poi ci sono pure quegli scuri che sono bellissimi. Lunga tenuta, molto comodi sulle labbra, nonostante durino tanto, non seccano esageratamente, e i colori, la gamma cromatica, raga, è enorme, anche dei Maybelline normali. Io vi ho fatto vedere questi perché sono quelli, gli ultimi, diciamo, arrivati, però poi se vedete qua delle spalle, io ho anche quelli classici, che hanno dei colori molto particolari. Andiamo avanti. Un altro brand che ho provato è, di cui sicuramente prenderò altri colori, sono le tinte labbra di Morphe. Io non le avevo mai provate, ho fatto un ordine, un haul Morphe, vi lascio il video qui nelle schede, e ho voluto provare anche una tinta labbra che era in offerta e mi sono trovata davvero molto bene, mi è piaciuta davvero tanto questa tinta labbra. Io ho preso il colore Nibble, davvero un bel colore marroncino col sottotono molto rossastro, ve l'ho fatto già vedere, mi è piaciuto tanto sia l'applicazione sia l'applicatore, non tanto sono sincera perché poi avendo provato altri applicatori, questo non è proprio il mio preferito, però si applica bene, bellissimo il pack esterno, molto carino, ma soprattutto durano tanto, è una bella pigmentazione, quantomeno questo colore. Poi prenderò sicuramente altre colorazioni perché mi è piaciuto molto. Altro rossetto liquido che io adoro e ho comprato, ne ho già 3 o 4 colorazioni, sono i Melted di Too Faced. Quello che io adesso ho qui è Gingerbread Girl, giusto? Sì, Gingerbread Girl. Ho anche Gingerbread Man, Pumpkin Spice, una cosa del genere. Comunque sono tutte edizioni limitate quelle che ho preso, più un colore che non ricordo, di cui non ri che non ricordo assolutamente come si chiama, però è diciamo il più scuro della gamma, è un marrone molto scuro tendente quasi al nero, molto bello, molto molto bello. Questi sono a lunga durata, io mi trovo super comoda, non seccano esageratamente le labbra, quantomeno a me, e i colori sono bellissimi. Però dell'altro comprerò assolutamente altri colori, ovviamente quando li mettono in sconto, perché questi costano molto. Io li prendo quando sono in saldo. Una delle mie tinte labbra preferite è sono quelle di Jeffree Star, mi piacciono davvero tantissimo, mia preferita in assoluto. Tra tutte quelle che vi ho fatto vedere, questa qua è la mia preferita in assoluto, sia il brand sia il colore, ovvero l'Io. Io amo questo colore, ce l'ho adesso su, indosso,
È un nude molto bello, secondo me si abbina benissimo a vari tipi di sottotoni, a ragione anche di look di make-up. Lo indosso, cioè ne ho tanti, però vado a finire sempre e uso questo perché mi piace proprio tanto. E sono i Velour Liquid Lipstick di Jeffree Star. Io ho preso questo e ho preso anche Dominatrix. Dominatrix mi è piaciuto un po' meno perché tende, diciamo, a scomparire un po' prima rispetto all'io. Probabilmente quando il pigmento è un po' più scuro può capitare, e sicuramente ne comprerò altri anche di questo brand perché mi sono piaciuti tantissimo. E magari poi ovviamente ve li farò vedere se li acquisterò, ovviamente quando saranno in sconto, perché anche questi hanno un bel prezzino. E questo era l'ultimo prodotto, no, scherzavo, l'ultimo prodotto che vi voglio far vedere è il setting spray. Il mio è preferito in assoluto, ma voi lo sapete se mi seguite. È il mist, è il setting mist di Morphe, questo qui nero, ed è fantastico. Io purtroppo l'ultima volta ho preso la confezione piccolina, non so perché, però lo devo riprendere perché mi sta finendo. E questo ha un'erogazione perfetta, secondo me, davvero proprio mist è il nome perfetto perché dà quella sensazione proprio di acqua, non di spruzzo diretto, ma di diffusione. Fa durare il make-up e soprattutto rende omogenea la base, quindi va, diciamo, a rendere omogenei polveri e crema, cioè prodotti in polvere e prodotti in crema. Io questo qua ve lo stra consiglio, ne ho comprati già 3 e continuerò a prenderlo perché fino ad ora non ho fino ad ora non ho trovato un setting spray che mi piacesse di più, sinceramente. Questo era davvero l'ultimo prodotto dei miei preferiti del 2021. Non so assolutamente quanto durerà questo video e quanto tempo ci metterò per editarlo, però io vi avevo detto all'inizio di mettervi comodi. Voi fatemi sapere se volete, cioè, se avete qualche domanda sui prodotti che vi ho fatto vedere, qualche domanda più specifica, fatemela giù nei commenti e fatemi sapere magari, tra tutto questo ambaradan, qual è il prodotto make-up che vi ha colpito di più, vi è piaciuto di più e che vorreste provare. Io nel frattempo vi ricordo che sono su Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest e Twitter. I profili sono ancora nuovi di Twitter e Pinterest, però piano piano anche lì posterò qualcosina. E se vogliamo rivederci qui sul tubo, dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella, altrimenti non ci vediamo mai più. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!